Va bene, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. È l'ora del riposino e normalmente della digestione, forse è l'ora meno appropriata per affrontare argomenti così indigesti normalmente, ma oggi grazie all'invito che ci è stato fatto affronteremo delle tematiche che normalmente i musicisti non conoscono. Il programma del nostro seminario prevede una prima parte in cui parliamo di empals e previdenza dello spettacolo e anche un minimo di questioni fiscali per capire esattamente come si fanno i conti. Poi nella seconda parte affrontiamo il tema del diritto d'autore in maniera molto breve, un po' di publishing, edizioni, produzioni discografiche per capire come sfruttare la propria attività. Io sono Andrea Marco Ricci, sono il presidente di Note Legali, che è un'associazione nata nel 2006 proprio con lo scopo di insegnare ai musicisti i loro diritti. E quindi, vabbè, l'associazione si propone oltre a questo di fare anche servizi di tutela ai musicisti, facciamo tante cose, potete andare sul nostro sito che è notelegali.it a vederle e anche soprattutto a vedere gli altri seminari che faremo, che dall'anno prossimo saranno anche nel nostro caso online. Partiamo velocemente con il discorso previdenziale. Io parto sempre dall'inizio, poi voi che oggi siete coraggiosamente qui mi farete domande di stimolo, per spiegare una distinzione molto importante sui quali normalmente si fa confusione. La prima distinzione è tra tre elementi: le questioni di natura fiscale, le questioni di natura previdenziale e le questioni di natura assicurativa. Sono tre cose diverse perché lavorare in regola nello spettacolo, per essere una vera regola, deve essere in regola su tutti e tre questi aspetti, mentre normalmente il musicista fa confusione tra le questioni legate all'empals e il come mi paga, cioè le questioni fiscali. Trascura invece normalmente le questioni di natura assicurativa. Allora, giusto per inquadrare bene il discorso, visto che a scuola nessuno ce l'ha insegnato, cerchiamo di capire la differenza tra le tre cose. Le questioni fiscali hanno a che fare col fisco, cioè con il nostro paese. Voi sapete che la nostra Costituzione dice che ciascuno di noi deve contribuire al mantenimento del nostro paese in proporzione alle proprie capacità. Questo normalmente come avviene? Attraverso una tassa che si chiama IRPEF, che è l'imposta sui redditi delle persone fisiche, che ciascuno di noi paga in proporzione ai guadagni che ha. L'aliquota minima è il 23%, poi le aliquote salgono in proporzionalmente al reddito a scaglioni, come certamente sapete, e questo introduce già la prima novità della giornata. Quando noi pensiamo a un cachet, noi pensiamo a un cachet normalmente senza considerare il fisco. Invece noi dobbiamo considerare che qualunque sia il compenso che noi prendiamo per qualunque tipo di prestazione, dobbiamo prefigurarci che, adesso lo dico per semplificare, poi vedremo nel dettaglio, il 23% di quello che chiediamo non entra in tasca noi, ma idealmente va al nostro socio Stato italiano, ok? Minimo il 23%. Quindi cominciare a ragionare in un altro modo, normalmente il musicista inesperto, dilettante, spesso lavora in nero e pensa: dammi 100 euro e si prefigura un verdone che esce dalle tasche del locale ed entra nelle sue. Ma non è così. E quel verdone, il 23%, deve andare allo Stato italiano. Questo è un concetto fiscale. Il secondo concetto fiscale che vorrei introdurvi è quello dell'IVA. È un concetto di cui si parla tanto, ne sentite anche i telegiornali, l'IVA al 21, l'IVA al 23, l'alziamo, l'abbassiamo. Allora, l'IVA è, come sapete, almeno per sentito dire, un'imposta, si dice, sul valore aggiunto. Il punto è che non è mai stato spiegato sul valore aggiunto di cose. In realtà è un'imposta che paga il consumatore finale su una prestazione di beni o servizi.
Quindi qualunque cosa compriate in vita vostra da cittadini, lì dentro c'è l'IVA. Andate al bar, dentro c'è l'IVA, al ristorante, dentro c'è l'IVA, comprate una chitarra, dentro c'è l'IVA. Ora l'IVA quindi è un'imposta, diciamo, che grava sui non professionisti. I professionisti invece si dotano di una posizione IVA e gestiscono l'IVA, faccio ovviamente dei discorsi molto generali per semplificare, in modo tale che il costo dell'IVA non gravi su di loro, ma sempre sul consumatore finale. Ad esempio, supponiamo che io oggi voglia comprarmi una chitarra, una bellissima chitarra. Vado in un negozio di musica, di strumenti musicali, dove trovo questa chitarra a 2420 euro, cifra simbolica per semplificare. Vuol dire che questa chitarra in realtà costa 2000 euro più IVA al 21%, cioè 420 euro di IVA. Questi 420 euro di IVA non entrano nel reddito del negoziante. Il negoziante li incassa e li gira allo Stato italiano. Quindi vedete, noi quando compriamo qualcosa stiamo pagando una tassa su questo acquisto, ok? Il negoziante, e ovviamente la paghiamo noi consumatori, il negoziante invece, che a sua volta, diciamo, per semplificare, l'ha comprata la chitarra magari da un distributore di strumenti musicali, avrà dovuto pagare un prezzo per questo acquisto. Supponiamo che questo prezzo, sempre per semplificare, sia 1210 euro, cioè 1000 euro più IVA al 21%. Quindi il nostro negoziante si trova ad avere incassato 420 euro di IVA da noi, che avrebbe dovuto girarlo Stato italiano. Ma si trova anche ad averne spesi, di questi 420 incassati, 210 che ha dato al distributore. Nel suo bilancio personale, l'IVA che entra e l'IVA che esce deve sempre fare zero. Quindi in realtà ha incassato 420 euro di IVA, 210 li dà al distributore, che poi li dà allo Stato italiano, e 210 la differenza la dà lo Stato italiano. Nel suo bilancio, comprare una chitarra non comporta alcun costo di IVA. Chiaro? Senza entrare troppo nel delirio delle deduzioni e detrazioni fiscali, il concetto di base è che l'IVA è una imposta che grava solo sui non professionisti. Ok? Perché vi dico questa cosa? Perché il secondo tema del giorno è che i compensi si trattano sempre in imponibile. Non in lordo, non in netto. L'imponibile è la cifra che noi diciamo di partenza. Poi da questa cifra noi toglieremo le tasse sui redditi, le imposte che noi dovremo pagare in quanto persone, che sono ovviamente dovute per mantenere la cosa pubblica. E se siamo professionisti, noi chiederemo al nostro committente di pagarci anche l'IVA. Se lui è un privato, per lui questa IVA è un costo. Se lui invece è a sua volta un professionista, questa IVA non è un costo. Perché vi dico questo? Perché alcune volte i locali vi dicono: no, non voglio assolutamente fattura, perché con la fattura c'è in più l'IVA e spendo di più. Non è vero. Perché un locale normalmente è una persona giuridica, normalmente è una società e quindi per lui l'IVA non è un costo. Chiaro? Il nero, cioè il fatto di avere transazioni senza pagare il fisco, si genera perché? Perché chi vi vuol pagare senza fattura vuol dire che ha soldi che sono entrati in nero. Esempio, non batte le birre al banco, prende quei soldi, li mette in un cassetto a parte e li riutilizza per pagare i musicisti. Quei soldi non sono mai transitati nella sua contabilità, c'è stata un'evasione di IVA in ingresso e c'è un'evasione di IVA in uscita, oltre che di tasse di reddito. Invece un professionista che lavora in regola ha tutto l'interesse a ricevere un documento fiscale da parte di chi suona, perché così può mettere quella spesa a costo e abbassare il proprio reddito, ok?
Questa però è una questione fiscale, la questione nero in regola fattura ricevuta ha a che fare con le tasse, non c'entra con le questioni previdenziali. Le questioni previdenziali hanno a che fare invece con un altro concetto, e cioè un concetto di civiltà, se volete, per il quale noi abbiamo la possibilità di evitare di lavorare fino all'ultimo giorno della nostra vita. Cioè il concetto di pensione. Arrivare a un certo punto, smettere e poter vivere di rendita. È, se volete, il concetto espresso dalla favola di Esopo, la cicala e la formica. È lo stesso concetto, dove la cicala passa l'estate all'aria aperta a cantare allegramente. Incurante del prossimo inverno, non mette nulla da parte per sé. E infatti è una musicista. La formichina, invece, passa l'inverno a mettere da parte un po' dei semini, e quando arriva l'inverno della sua attività lavorativa, cioè quando arriva la vecchiaia, smette di lavorare e vive di rendita per quella parte lì. Guardate che è una cosa importante, perché ci sono dei paesi del terzo mondo dove se non lavori non vivi, e questo avviene anche se hai 60 anni, 70 anni se ci arrivi, se stai male, no? Le persone che poi mendicano sono quelle che non possono più permettersi di lavorare perché non ce la fanno più fisicamente. Quindi la previdenza è una cosa a tutela delle persone, non è una gabella, come ogni tanto sento dire, ha un'altra trattenuta, lo Stato. No, quelli sono soldi tuoi. La previdenza sono proprio quella parte del tuo compenso che non ti viene data oggi, ma ti viene trattenuta, messa nel tuo formicaio personale per tornare indietro un domani in forma di pensione e permetterti di dire basta, adesso smetto. E vivo di quello che ho messo da parte. Vi spiegherò poi come questo avviene, quanto è difficile ottenerlo, però il concetto di base è quello: non sono tasse, è una parte del mio cachet. Voi conoscete sicuramente almeno due enti di previdenza: conoscete l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che è l'istituto che principalmente tutela la maggior parte dei lavoratori, e poi conoscete l'ENPALS, l'Ente Nazionale di Previdenza Assistenza Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport. Perché storicamente è stato creato un ente diverso per queste categorie di lavoratori spettacolo e sport? Perché nello spettacolo e nello sport il lavoro che si fa richiede normalmente il proprio fisico con un'attività fortemente usurante. Cioè noi non possiamo pensare che un atleta gioca a calcio fino a 70 anni, come un normale impiegato, o un ballerino, o un attore, o anche un musicista. Certo, voi avete esempi di musicisti che hanno un'attività musicale molto longeva. Ieri, o oggi, non ricordo, proprio in questi giorni, al telegiornale passava la notizia dei 70 anni di Mick Jagger, no? Che è ancora sul palco. Ok, però voi da musicisti sapete benissimo che con l'età il mal di schiena e l'artrite e i riflessi e le dita e l'orecchio che perde ovviamente alcune frequenze, diventa più duro, si sente meno, perde dinamica, il nostro fisico si consuma e quindi non possiamo pensare di rendere la stessa prestazione fino a 70 anni. Per questo è stato creato un ente a parte, perché le condizioni per ottenere la pensione di vecchiaia e le altre pensioni sono diverse da quelle di un normale lavoratore. Ora, avrete certamente saputo che l'ENPALS è stata soppressa. Vi spiego bene cosa vuol dire perché non vi spaventiate. Nell'ambito di un procedimento di revisione dei conti pubblici, il governo Monti ha ben pensato di accorpare alcuni enti previdenziali per avere meno strutture, meno consigli di amministrazione. E anche per un discorso meramente economico, vi spiegherò tra poco. Allora, l'ENPALS e l'INPDAP, che è l'ente previdenziale del pubblico impiego, sono confluite nell'INPS a livello proprio di struttura, vuol dire che fuori dalla porta ci trovate scritto INPS, ma a livello di regole nulla è cambiato. Ci sono riorganizzati gli uffici, ma quando oggi noi parliamo di ENPALS, anche se l'ENPALS è nell'INPS e si dice
IMSS-EXEMPLS, facciamo riferimento a quel trattamento tipico del lavoro dello spettacolo. Non diciamo è confluito nell'IMSS per cui ci trattano come impiegati, ok? È semplicemente cambiato il nome fuori dalla porta. Dopo capirete anche la ragione economica di questo concetto. Quindi il lavoratore dello spettacolo è inquadrato in EMPALS. Attenzione a una particolarità dell'EMPALS che la rende unica. È assoggettato a EMPALS non il musicista perché è un musicista, ma il musicista quando fa attività di spettacolo. Il che significa che se io suono dal vivo, suono in sala d'incisione, faccio prove per uno spettacolo, faccio una trasmissione televisiva, quello è inquadrato come uno spettacolo o un'attività preparatoria di uno spettacolo e quindi è soggettato all'EMPALS. Ma se io insegno, e tutti i musicisti fanno didattica per svangarla, io non sono in EMPALS, sono in IMSS. E questo crea paradossalmente già una situazione di grande difficoltà per il musicista, perché si trova ad avere alcuni contributi versati in una cassa, altri contributi versati nell'altra e queste due casse non si parlano. Tra l'INPS gestione separata e l'EMPAS non è attualmente possibile ricongiungere i contributi. È paradossale, ed è una cosa certamente da cambiare, ma è così. Vedremo dopo l'aspetto previdenziale. L'altro e ultimo aspetto che è quello. Dimmi. Hanno dei contributi versati all'INPS gestione separata in qualità di docenti e hanno contributi versati all'INPS-EXEMPLS, derivanti diciamo EMPLS per semplificare, tanto ci siamo capiti, in qualità di musicisti che hanno operato in uno spettacolo. Per avere le pensioni, tu avrai due pensioni con due requisiti diversi e dovrai raggiungerli entrambi. No? Per avere entrambe le pensioni, il che significa che se fai poca didattica e molto spettacolo dal vivo, questi contributi che non raggiungono al minimo li butti via. Se tu li avessi potuti portare qui, avresti alzato il livello di contribuzione nella tua unica cassa. Cosa strana, cosa strana. Non è impossibile, dopo vedremo, però è certamente una cosa da rivedere, perché altre categorie di lavoratori hanno la loro cassa qualunque cosa facciano. Faccio il mio esempio, sono un avvocato, ho la mia cassa dell'ordine professionale, che è la Cassa Previdenza Avvocati, oggi sono qua a insegnare, eppure questa mia docenza viene inquadrata nell'ambito di quella cassa. Non è che per il fatto che non sto facendo udienza, allora mi mettono in INPS, chiaro? Perché sono un avvocato e quindi la mia attività va lì. Giuseppe avrà dei contributi alla cassa degli infermieri, perdonami, non so quale sia, se è INPS o ne avete una vostra. Poi quando va a suonare ha dei contributi all'EMPAS, dopo vedremo come. E poi se insegna ha dei contributi all'INPS gestione separata, vedremo come. Questo è il livello di inquadramento. Non trascurate la questione assicurativa. Perché è la questione, secondo me, più drammatica del nostro mestiere, della musica. Ed è legata al fatto che voi sapete che in Italia la tutela del lavoratore rispetto agli infortuni è obbligatoria solamente per i lavoratori di tipo dipendente. Esiste una cassa apposita, l'INAIL, l'Istituto Nazionale di Assistenza e Infortuni sul Lavoro, dove i datori di lavoro devono iscrivere i dipendenti e ai quali versano un contributo. Questo contributo, che a carico del datore di lavoro, crea un fondo che viene utilizzato qualora il lavoratore si infortuni durante la prestazione lavorativa. Quindi ti fai male mentre lavori, non solo hai diritto alla malattia, ma questo è un discorso di INPS. Ma se tu avessi a seguito di questo infortunio una riduzione delle tue capacità lavorative, una inabilità, questa ti viene sempre, faccio discorsi molto semplici, poi il dettaglio tecnico è più complicato, questa ti viene in qualche modo ricompensata con un assegno integrativo. Facciamo un esempio.
Ah no, scusate, ovviamente questa obbligatorietà per i lavoratori autonomi non c'è, quindi quando un libero professionista opera sempre a proprio rischio. Cioè un musicista normalmente è un libero professionista, perché se escludiamo chi ha un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, cioè chi lavora con le orchestre lirico-sinfoniche, gli enti lirici, oppure fa contratti stagionali, navi da crociera, villaggi vacanze, parchi di divertimento, che per 6 mesi, 9 mesi lavora lì, in tutti gli altri casi cambia datore di lavoro tutti i giorni, no? Ogni serata. Allora in quel caso il lavoratore autonomo, se si fa male, si fa male a proprio rischio e pericolo. E questo vale sia che ciò avvenga sul luogo di lavoro, sia che ciò avvenga fuori dal luogo di lavoro. Cioè se io vado a giocare a calcetto con gli amici e mi rompo un polso e faccio il chitarrista, io per 40 giorni non suono. E per me non suonare 40 giorni vuol dire non mangiare, vuol dire reinventarmi quei 40 giorni. Potrò scrivere arrangiamenti, potrò stare in sala di incisione, potrò insegnare teorie, ma non suono. E questo ovviamente mi dovrebbe far pensare che dovrei colmare questo vuoto con un'assicurazione di tipo privato, no? Una polizza infortuni, una polizza vita, per evitare che se ho un infortunio sul luogo o meno di lavoro mi trovo nella condizione di non poter mangiare, che è quello che succede ai mendicanti che trovate al semaforo. Ok? Tre cose diverse quindi. Le questioni fiscali hanno a che fare col dare soldi allo Stato per mantenere la cosa pubblica, che è il problema dell'Italia di oggi, di cui si discute. Troppa pressione fiscale perché? Perché non si pagano le tasse, c'è troppa evasione fiscale. Questioni previdenziali, quella parte del mio reddito che lo Stato mi impone di non prendere oggi perché mi venga dato un domani in forma di pensione. La favoletta della cicala alla formica e questioni assicurative, la tutela del rischio. Ok? Tre cose diverse. Allora, io adesso comincerò a parlarvi della questione EMPALS, poi parleremo della questione fiscale, poi le metteremo insieme. Lo farò, e mi si perdonerà soprattutto per chi vedrà questa lezione, lo farò ovviamente per dei musicisti, cioè con un fare facile, semplice, molto semplificativo, giusto per dare l'inquadramento che serve per orientarsi. Poi, andando a fondo, vengono fuori le questioni più tecniche. Su questo domande? No. Allora partiamo col primo concetto. Allora, l'EMPALS prevede per chi lavora nella musica tre tipologie di inquadramento. Ci sono tre modi con cui gestire il proprio lavoro. Il primo, che chiamerò per semplificare modo normale, è quello che si applica a tutti i lavoratori. Tendenzialmente la questione è questa. Un lavoratore ha trovato qualcuno che gli dà da lavorare, un datore di lavoro. Diciamo che può essere un locale, per uno spettacolo. Semplifichiamo di molto e supponiamo che abbia trovato la da lavorare per 100 euro. Ma la realtà attuale è molto meno, purtroppo. Purtroppo è molto meno, almeno dalle mie parti è meno. Poi non so se qua da voi va meglio. No, no, io parlo, qua ragioniamo a lavoratore, 100 per semplificarlo. Prima di tutto il datore di lavoro gli deve chiedere: sei iscritto all'EMPALS? Cioè hai una posizione previdenziale? C'hai un formicaio dove mettere i tuoi contributi? Ce l'hai una dispensina? No, allora ti immatricolo io, mi dai i tuoi dati fiscali, mi rivolgo all'EMPALS e dico: attenzione, Mario Rossi sta per fare un primo contratto di lavoro, un primo ingaggio, dategli un numero di posizione. Questa procedura è gratuita l'ente di previdenza rilascia un numero di posizione EMPALS che il lavoratore potrebbe anche tatuarsi qui sul collo se lo porterà dietro tutta la vita, che gli serve per avere la sua posizione previdenziale. Se invece il lavoratore la posizione previdenziale ce l'ha già, la dice al datore di lavoro e siamo a posto.
Seconda questione che esula dalla previdenza, lo dico per completezza, il nostro datore di lavoro dovrebbe fare una comunicazione, si chiama unica plurieefficace, al centro per l'impiego provinciale, nel quale dice sto per prendere a lavorare questa persona. È una questione la quale, diciamo, al musicista non è toccato, ma per l'organizzatore è da fare. Fatto questo, inquadrato il nostro lavoratore, il datore di lavoro deve andare a dichiarare l'importo di questa prestazione, cioè si rivolge all'EMPAS e dice: verrà da me Mario Rossi questo giorno a quest'ora a fare una prestazione da euro 100. L'EMPAS dice: va bene, dice sempre va bene, e rilascia un documento che si chiama certificato di agibilità. Cioè l'EMPALS certifica che questo lavoratore può agire. Voi non suonate, agite come i detergenti, agite. Questo documento si può richiedere oggi online, anche un minuto prima dell'inizio della prestazione, ma va comunque richiesto prima della prestazione. È una procedura che si fa online attraverso il sito dell'EMPALS, tradotto sempre IMPS ex EMPALS. E questo documento si stampa, è un PDF, e lo si conserva prima dell'inizio del concerto. C'è scritto: viene Mario Rossi a 100 aree in questo luogo. Preannuncia quindi che ci sarà la prestazione e quindi preannuncia che ci sarà un versamento dovuto per quella prestazione. La prestazione ha luogo, a quel punto il datore di lavoro deve versare i contributi al lavoratore su quella prestazione, cioè quella parte di cachet che non gli dà e che mette nel formicaio. Attenzione, perché da un punto di vista filosofico, logico, quella parte di compenso è mio, quello che va nel formicaio è mio stipendio tornerà un domani se ho raggiunto i requisiti minimi, non sono soldi che spariscono. Quindi è mio interesse che il datore di lavoro mi paghi quel compenso. Allora, l'aliquota EMPALS è il 33% del cachet imponibile, quindi sono 33 euro su 100, ok? Con questa particolarità che il peso della previdenza non grava tutto sul datore di lavoro. Non è che il datore di lavoro ci mette 33 di tasca sua, c'è una divisione di questa spesa. Il lavoratore rinuncia a prendere il 9,19% del cachet. Quindi il datore di lavoro gli dovrebbe dare 100 e invece gli dà 90,81. Si trattiene 9,19. Non sto parlando di questioni fiscali, sto parlando di questioni previdenziali. Poi tira fuori di tasca sua il 23,81%. 9,19 più 23,81 fa 33 che dà all'EMPALS. Ok? Questo versamento viene fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione. Oggi è il 26 di luglio, se la prestazione fosse svolta oggi, il versamento contributivo va fatto entro il 16 agosto con un F24, una cosa banale. Dopodiché, ultima pratica, entro il 25 del mese successivo, il 25 di agosto, il nostro datore di lavoro chiude il mese contributivo, fa un conteggio, un'altra pratica che si fa online. Ora, quanto costa un datore di lavoro una prestazione da 100 euro di un musicista? Gli costa 100 euro più il 23,81%. Quindi su una prestazione da imponibile 100, il costo aziendale, cioè quello che effettivamente è la spesa per chi vi ingaggia, è 123,81. Quindi avete capito perché nessuno vi paga la previdenza, perché rappresenta un costo ulteriore. Certo. Qui arriviamo al secondo inquadramento, però ti correggo su una questione. Non deve. La presunzione di legge è che spetti al datore di lavoro farlo. Poi ci arriviamo. Spetta al datore di lavoro. Il che cosa vuol dire? Che se io vado a suonare in un locale e nessuno mi dice niente, nessuno mi chiede i miei dati anagrafici, nessuno
nessuno mi scrive all'EMPALS, nessuno mi fa il certificato di agibilità e arriva un controllo quella sera, c'è un unico soggetto sanzionabile, il datore. Mai l'artista, perché l'artista è il lavoratore, è il soggetto da tutelare. Quindi se il datore di lavoro non fa l'agibilità, le sanzioni vanno a lui. E guardate che le sanzioni sono molto pesanti, perché a livello previdenziale la sanzione è 125 euro a lavoratore per ciascuna giornata senza agibilità, più il dovuto, più i 33 euro in questo caso dovuti. Non ha sanzioni. C'è un unico caso particolarissimo in cui vedremo ci sono, ma è molto particolare. Quindi questo è il regime normale, tutto è a carico del datore di lavoro, ok? Chiaro? Questo tipo di regime si applica a qualunque lavoratore dello spettacolo. Noi oggi parliamo di musicisti, ma vale per i tecnici, gli attori, i ballerini. Il concetto è lo stesso. Variabile di questo concetto. Cosa succede se vado a suonare gratis? Cioè, se la previdenza è il 33% dell'imponibile, l'imponibile è zero. Qual è la previdenza da pagare? Allora, da questo punto di vista, l'EMPAS si mette dalla parte del lavoratore e dice innanzitutto, definiamo cos'è gratuità. Cos'è gratuità in una prestazione di spettacolo? Allora, è gratuito la prestazione dove io, uno, non prendo un euro per suonare. Due, non prendo rimborsi spese forfettari. Cioè, se vado a fare un favore a un amico che mi dice dai, ho bisogno di un solo di sassofono, vieni sul palco a suonare, è una roba così da amici, quanto vuoi, ma non voglio niente, vengo con piacere, magari pagami le spese, vengo in macchina fino a Bari, cioè, giusto per coprire la benzina, e quanto vuoi, ma... Ah, dammi 50 euro e siamo a posto. Ecco, questi dammi 50 euro e siamo a posto sono cachet imponibile a fini fiscali previdenziali, perché i rimborsi spese sono tali solo se sono documentati ai piedi lista. Cioè, se io ti porto il biglietto del treno da 50 euro, allora è gratuita la mia prestazione. Ma se io ti chiedo un rimborso spese forfettario, quel rimborso spese è un compenso sia ai fini fiscali che ai fini previdenziali, ok? Se quindi fate questa premessa, la prestazione è veramente gratuita, l'EMPAS dice vabbè, è gratuita, il nostro lavoratore vuole rinunciare al cachet, però non gli facciamo rinunciare alla previdenza, stabiliamo qual è ipoteticamente un compenso minimo a giornata ai fini previdenziali. Questo compenso minimo viene deciso dall'EMPAS tutti gli anni, adeguato ogni anno con un indice a crescere. Per il 2013 è 47,07 euro. Vitto alloggio, se sono giustificati, rimborso spese. Se sono tieni 200 euro, mangi e dormi, sono compenso. Cioè, se io vedo e paga qualcun altro? Non ti sto neanche rimborsando nulla, non sono spese tue quelle, sono spese mie. Entra nelle spese del tuo... Sì, se io ti invito nel mio locale e ti pago l'aereo, il taxi, il mangiare, il bere, il dormire, io non ti sto dando alcun rimborso speso, ho pagato tutto io. Ma se tu invece mi dici... Guarda, pagami l'aereo, poi mi dai 100 euro e con quelle 100 euro ci mangio e ci dormo, no? E non mi porti nessun giustificativo fiscale, quello è un compenso. Vuol dire che questi 47,07 non sono un minimo sindacale che deve prendere un musicista per suonare, sono il minimo ai fini previdenziali. Cioè, vuol dire che il contributo minimo da versare non può essere inferiore al 33% di 47,07, il che vuol dire che se la prestazione è gratuita, il nostro datore di lavoro verserà il 33% di 47,07 in ogni caso. Sono circa 15-16 euro che sono un costo, cioè lavori gratis, ma ti mettiamo comunque nel formicaio un semino in più. Hai fatto la tua giornata lavorativa. Questo minimo però si applica anche qualora io, scelleratamente aggiungo io, faccia una prestazione per meno di 40 euro. Mettiamo che io sia un ragazzetto,
di 19 anni che decide di andare a suonare a 30 euro, lo strozzerei con le mie mani se lo fa, perché a quel punto ti conviene andare gratis e chiedere una bella cena per te e la tua ragazza, che ci fai bella figura, e non dobbiamo mettere in ballo tutte queste questioni. Non si pagherebbe la previdenza su 30 euro, ma la previdenza si pagherebbe comunque su 47,07. Chiaro? Allora, attenzione bene a questo regime, perché l'EMPAS non fa alcuna differenza in generale su chi siete e cosa fate nella vita. Fai una prestazione di spettacolo? Ti devi immatricolare, devi farti immatricolare dal datore di lavoro, ci deve essere un'agibilità e ci deve essere un versamento contributivo. Non importa se lo fai una sera per diletto, di mestiere, fai l'avvocato, non ce ne frega niente. Fai il lavoro nello spettacolo, previdenza obbligatoria, fine. Questo ha creato ovviamente tutta una serie di versamenti che non si traducono in pensione. C'è veramente di persone che lo fanno a livello dilettantistico, no? Ogni tanto, per diletto. E quindi l'EMPAS è un ente ricco. È un ente che aveva 1,5 miliardi, 2 miliardi di contributi, si dice dispersi, cioè no, che non si trasformano in pensione. Ed è una delle ragioni questa per cui l'INPS se l'è pappato. Perché invece l'INPDAP ci aveva 10 miliardi di buco. Quindi il Monti ha detto, facciamo così. Ah, su questo chiaramente i sindacati dello spettacolo, in particolare la CGIL, si stanno impegnando per cercare di ottenere dal Ministero del Lavoro che una parte almeno di quel 1,5 miliardi, 2 miliardi, non ricordo la cifra esatta, venga utilizzato come ammortizzatore sociale nel settore dove questi contributi sono stati maturati, no? Non per il pubblico impiego come mera sottrazione aritmetica. Allora, questo concetto è la regola base per tutti. Questa è la legge. Ora, se vi dico questa è la legge, voi mi dite, ma in vita mia mai visto una roba così? Un locale che mi dicesse, mi dai i tuoi dati, sei iscritto all'EMPAS? Come mai? Probabilmente c'è poca cultura anche di queste cose, no? Perché comunque l'EMPAS ha una disciplina particolare. Probabilmente anche il musicista non è abbastanza culturato, probabilmente quel 2381 pesa, però questo è, o probabilmente ci sono pochi controlli. Vediamo allora i due inquadramenti diversi, e arriviamo al secondo inquadramento, è l'inquadramento che è stato creato nel 2004 per favorire, per, come dire, togliere dalla burocrazia del datore di lavoro tutte queste procedure. Ora, non è per giustificare nessuno, però voi dovete capire che un pub o un ristorante non sono abituati a ragionare in questo modo. Sono abituati a dire, compro un servizio, lo pago, grazie, arrivederci. Non è che mi devo mettere io a pensare a versare la tua previdenza, a fare tutte queste pratiche. Peraltro, storicamente, fino a che non c'era l'agibilità online, queste pratiche si facevano in ufficio a sportello la mattina, quindi tutti i giorni in ufficio per fare questa roba. Un vero peso per avere un po' di musica dal vivo, no? E le agibilità online sono arrivate molto tardi, solo qualche anno fa. Allora, si è creata nel 2004, infilandola in una finanziaria, un'eccezione a questa regola generale, creando una figura di lavoratore dello spettacolo che si chiama lavoratore autonomo esercente attività musicali. Allora, chi può far parte di questa categoria? Che esercita attività musicali, certamente il musicista, certamente il cantante, che non so perché non viene inquadrato nella categoria musicista, e anche il DJ, che esercita un'attività musicale. Allora, per queste tre categorie si è fatto un'eccezione alla regola, dando la possibilità al lavoratore autonomo esercente attività musicali di autoimmatricolarsi all'EMPALS, cioè andare da solo all'EMPALS anche se non c'è una prestazione prossima,
e dire io esisto, voglio aprire un formicaio per me, con questa particolare dicitura. E poi, una volta concordato il compenso col datore di lavoro, far sì che sia il lavoratore a poter richiedere il certificato di agibilità online e il lavoratore a versarsi da solo i suoi contributi, esattamente, aggiungo io, come fa qualunque altro lavoratore autonomo del paese, perché se io ho un cliente non è che gli chiedo di pagarmi la previdenza, gli dico dammi questo, poi ci penso io a regolare i miei conti, no? Qual è però la fregatura, tra virgolette, che si nasconde dietro questa semplificazione? La fregatura è data dal fatto che tutto il carico previdenziale finisce per gravare sul lavoratore, perché il locale comincerà a dire: se prima concordavo 100 e spendevo 123,81, adesso dico 100 va bene, ma l'agibilità te la fai tu. Il che significa che quello che il musicista porta a casa è molto meno. Vi faccio un conto molto semplice, aggiungendo in anticipo le questioni fiscali: se togliamo da quei 100 la trattenuta di ritenuta d'acconto di cui vi parlerò dopo, che è il 20%, 100 meno 20 meno 33 fa 47, vuol dire che più della metà del mio cachet, no? Sparita. Allora, la conseguenza di questo discorso è che il musicista deve imparare a lavorare in un altro modo i suoi cachet, per quanto il mercato gli rende possibile. Cioè, anziché prima dire qual è il cachet, prima concordare il cachet, prima dire qual è l'inquadramento. Come ci inquadriamo? L'agibilità la fai tu, locale? Sì. Allora voglio 100. L'agibilità la faccio io, locale, allora voglio 140, ok? Ah, 140 è troppo, questo è il problema. Però ragionare, una volta che sappiamo fare i conti, su quello che a noi entra effettivamente in tasca. C'è un corollario in questo discorso, che è quello delle sanzioni. Supponiamo che voi abbiate trovato un locale che vi dica: guarda ragazzo, suoni qui solamente se porti tu l'agibilità fatta da te, io non ne voglio sapere nulla. E voi dite: va bene, però quella sera arrivate senza agibilità, non l'avete fatta. Cosa succede? A chi vanno le sanzioni? Il bello di questo inquadramento è che le sanzioni vanno sempre al datore di lavoro, perché la presunzione è che spetti a lui regolarizzarvi. Quindi il datore di lavoro dovrebbe dirvi: prima che saliate sul palco, apriate una custodia di uno strumento, l'hai fatta l'agibilità? No, non suoni stasera, non me ne frega niente. Perché se sali su quel palco, la colpa va a me per l'evasione contributiva. Quindi o tu adesso ti fai l'agibilità, o sono costretto a fartela io al volo. E però torniamo al primo inquadramento. Perché se sali sul palco e né io né te l'abbiamo fatta, la colpa la danno a me e le sanzioni le danno a me, perché normalmente dovrei farlo io. La presunzione di legge è su di me, perché tu sei il soggetto debole. Cioè, l'unico caso in cui la sanzione va al lavoratore è il caso in cui il fatto che l'agibilità fosse a carico del lavoratore risulti, dice una circolare EMPAS, da un idoneo documento scritto. Un preventivo, un contratto di ingaggio, in cui c'è scritto EMPAS a carico del musicista. Allora, a quel punto il locale, il datore di lavoro è completamente sgravato da ogni sanzione e quindi va a voi. Sapete meglio di me quanto sia raro poter avere prestazioni contrattualizzate in forma scritta, quindi sapete bene quale rischio correte. Qual è invece il vantaggio di questo tipo di inquadramento? Dimmi. Sempre il datore di lavoro è responsabilità sua. Fa l'agibilità,
gratuita. L'agibilità gratuita richiede una dichiarazione ulteriore del musicista che conferma che suona gratis, e l'agibilità va richiesta sul minimo a giornata, quindi si aprirà un'agibilità su 4707. Sanzionato, come abbiamo detto, sempre il datore di lavoro, ok? Allora, l'aspetto positivo invece di questo tipo di inquadramento è che permette al lavoratore autonomo di versare contributi, cioè di ottenere quel semino anche laddove va a lavorare in contesti in cui non c'è la cultura della legalità o dove è costretto a lavorare così. Penso ad alcuni centri sociali occupati dove lo Stato finisce sullo zerbino, no? E poi dentro è tutto un mondo a parte. Penso a quando lavoro per un privato, penso a un rinfresco di nozze, no? Dove spesso vengono chiamati i musicisti, si prende anche molto bene, no? Benissimo, però è impensabile che gli sposi si immatricolino all'EMPAS come datori di lavoro e facciano tutta questa trafila qua, perché non sono persone di, diciamo, personalità giuridiche, non sono datori di lavoro dello spettacolo, per cui l'unico modo che ho per avere i contributi versati quel giorno è che ci sia o un datore di lavoro dello spettacolo, che non so, il ristorante che ospita il rinfresco, piuttosto che l'agenzia che organizza il matrimonio, oppure mi devo versare i contributi da solo. Questo diventa importante perché, come vedremo tra poco, i requisiti che insomma sono richiesti per andare in pensione si misurano in giornate di versamento. Quindi ogni volta che un musicista non ha ricevuto la previdenza, e per sapere che non l'ha ricevuta basta sapere che sia stato fatto o meno il certificato di agibilità, o non se l'è fatta da solo, quello è un contributo che non arriverà mai e quindi si allontana al momento della pensione. Chiaro? Il terzo concetto, il terzo inquadramento, è stato creato nel 2007-2008 e riguarda i casi di esenzione. Cioè, un gruppo di senatori della Südtiroler Volkspartei, non è una barzelletta, è vero? Durante la finanziaria del 2007 ha promosso ed è riuscito a ottenere una eccezione a questa regola generale, perché ovviamente, pensando a quegli spettacoli di natura folcloristica inizialmente, in cui si fa puro dilettantismo per le feste di paese, per capirci, fare tutta questa trafila risultava non solo complicato ma anche inutile, perché i dilettanti, avere 47, cioè 15 euro versati di previdenza per non avere mai la pensione, non gli interessa, no? Allora si sono individuati quattro casi in cui effettivamente il lavoratore potrebbe non essere interessato ad avere il contributo EMPAS versato. Sono il caso dei minorenni, i minori di anni 18, sul presupposto che non hanno ancora deciso cosa fare da grandi, secondo me. Parentesi, il lavoro minorile nello spettacolo richiede altre autorizzazioni, non solo quello degli esercenti la patria potestà, ma potrebbe esserci l'ispettorato del lavoro, il giudice tutelare, per cui quando ingaggiate dei minori, occhio, c'è una trafila diversa. Secondo, gli studenti di età inferiore ai 25 anni, dove per studenti si intende studenti di scuole riconosciute, non lo studente del corso di danza dell'associazione Pinco Pallo, ok? Sul presupposto che stanno facendo l'università e magari suonano per diletto, ma da grandi faranno gli avvocati, magari, chi lo sa. Il caso dei pensionati di età superiore ai 65 anni, sul presupposto che questi la pensione ce l'hanno già e quindi che cosa gli interessa versare dei contributi in un'altra cassa di previdenza che hanno già la pensione? Faccio il caso, io sono emiliano, e da noi non è infrequente che uno ha raggiunto la pensione, riprende in mano lo strumento e vada a far ballare le signore per puro diletto al circolo, ecco. E il quarto caso è il caso di chi ha già un lavoro per il quale in quel momento versa contributi a un'altra cassa di previdenza, c'è un doppio lavorista.
lavoratore con altra cassa. Queste quattro categorie potenzialmente, con altra cassa di previdenza, potenzialmente non sono interessate ad avere la previdenza. Lo potrebbero essere, ma potrebbero anche non esserlo. Per cui gli si dà loro l'opportunità di rinunciare alla previdenza. Attenzione, si dà l'opportunità di rinunciare, significa che non è un obbligo, non è automatico, ma è una rinuncia volontaria. Ci potrei avere 20 anni, essere uno studente di giurisprudenza, ma voler far da grande il musicista, e avrò comunque, in un modo o nell'altro, il mio versamento contributivo. Ma se veramente la mia è una serata per diletto, potrei fare una autodichiarazione in carta semplice. Io, sottoscritto Mario Rossi, nato a residente del codice fiscale, dichiaro di essere in possesso di uno di questi requisiti e pertanto rinunciare alla mia previdenza ai sensi del comma 188 della finanziaria 2007. A questo punto, consegnato questo foglio al datore di lavoro, il datore di lavoro non sarà più tenuto né a immatricolarmi all'INPALS, né a fare il certificato di agibilità, né a versarmi alcun tipo di contributo. Sto dicendo: rinuncio a quella parte di cachet che finirebbe nel formicaio. Ora, ve lo ripeto un'altra volta, questa è una facoltà, non un obbligo. Quindi non sono costretto a farlo. Quindi se trovate degli organizzatori che vi dicono: vieni 24enne universitario, tu firmami sto foglio, voi dite: io firmo se voglio, se non voglio non firmo. È una mia scelta rinunciare, perché in questa rinuncia io sto facendo risparmiare al datore il 2381, che in realtà sarebbe un cachet che preferirei prendermi subito a quel punto, no? Chiaro? Attenzione a un requisito importantissimo: non sempre si può chiedere questa esenzione, la si può chiedere solamente finché la mia attività non diventa seria, costante, e cioè finché non ho superato i 5.000 euro in prestazioni artistiche, prestazioni musicali dal vivo. Quindi innanzitutto questa esenzione si applica solamente ai musicisti e ai cantanti, non si applica ai DJ, non si applica ai fonici, non si applica al personale tecnico, vale solamente per chi canta o suona. In secondo luogo, vale fino al momento in cui io in quell'anno solare non ho guadagnato almeno 5.000 euro da prestazioni di spettacolo dal vivo. Vuol dire che al 1 gennaio ho zero, ma magari arriva a novembre che dico: oh, quest'anno è andata bene, ho già guadagnato 5.000 euro, non posso più rinunciare alla previdenza. A quel punto comincia a essere già un compenso per il quale sono tenuto a versare. Se dichiarassi il falso, cioè che sono sotto, mi esporrei ovviamente alle sanzioni per violazione delle autodichiarazioni. Ora, è molto criticata questo tipo di esenzione perché, si dice, favorisce i dilettanti. Cioè, se io penso a un musicista professionista che suona bene, ha studiato tutta la vita e cerca lavoro, il dilettante che può usare questa esenzione finisce per costare meno al datore di lavoro, perché costa il 2381 in meno, e finisce per togliergli lavoro al professionista. E qua si fa riferimento in particolare ai doppio lavoristi, no? Di giorno impiegato, carabiniere, che ne so, avvocato, e la notte, anziché andare a giocare a calcetto con i miei amici giovedì, vado a fare le prove e mi faccio qualche seratina, mi diverto, ci guadagno due soldi, non ho la previdenza, non mi interessa, tanto avrò la mia bella pensione da impiegato o da avvocato, eccetera, e tolgo lavoro ai professionisti. Questa è la critica storica, ed è, se ci pensate, una cosa abbastanza così asistemica, anomala. Meriterebbe tutto questo un bel rinquadramento, no?
Su questo anche come associazioni stiamo facendo alcune riflessioni, ma poi andiamo poi nella parte da discussione davanti alla birra, e quindi adesso rimaniamo sulla parte informativa. Quindi tre inquadramenti, vale per tutti, normale, vale solo per musicisti, cantanti, DJ, vale solo per musicisti e cantanti. Queste sono le tre strade. Ovviamente sono tre strade che non sono tra di loro incompatibili. Anzi, la scelta può essere fatta serata per serata. Una sera potrei andare a suonare per un locale che è tutto in regola, legissimo. Una sera potrei decidere che o essere costretto a farmi l'agibilità da solo. E una sera, avendone i requisiti, potrei dire, vabbè, facciamo che questa sera vado in esenzione, così non devo se è una prestazione gratuita non c'è neanche da versare il minimo. Ok? Ricordatevi che questi tre inquadramenti sono di natura individuale. Quindi benissimo, io potrei avere in una band di quattro persone un lavoratore autonomo, esercente attività musicali che si fa l'agibilità da solo, uno o due in esenzione, e uno che dice no, qua io o mi fate tutto in regola o pianto un casino. Ok? Quindi è individuale. Certo, se il gruppo musicale è abituato a fare attività insieme, c'è cioè un'attività continuativa, l'ideale è inquadrarsi tutti nello stesso modo, per semplificare le cose anche, vedremo, da un punto di vista fiscale. Ultimo punto, anzi ultimi due punti, ci sono altri due casi di esenzione EMPALS che io tratto sempre alla fine perché sono molto delicati, sono come la corona di un ago, ci si passa proprio di rado, e sono i casi in cui siamo in una situazione che è completamente dilettantistica. È il caso dei saggi di musica o di danza, o è il caso degli spettacoli di beneficenza fatti da associazioni che hanno nel loro associazione Onlus o ONG che hanno nel loro statuto sociale la possibilità di farli, dove tutto è gratuito e tutto viene utilizzato allo scopo associativo. Quindi non è il normale caso dell'associazione culturale che organizza lo spettacolo, non è il normale caso della scuola che fa il saggio in un pub, perché lì siamo in un contesto commerciale. Se pensate di essere in uno di questi casi, il mio consiglio è rivolgetevi allo sportello INPS competente per il vostro territorio e andate a chiedere: ma in questo caso ci passiamo dalla corona del lago o no? Ok? È il modo migliore. La seconda questione che volevo accennarvi riguarda i requisiti minimi per ottenere la pensione EMPALS. Argomento complicato, anche qua cercherò di essere molto semplice, rimandando poi gli approfondimenti a un livello superiore. L'EMPALS, diciamo, ha due diversi inquadramenti, prima del 95, dopo il 95. Questo anno segna la riforma della previdenza Dini, la cosiddetta riforma Dini. Si passa da un regime di tipo retributivo a un regime di tipo contributivo. Non so se avete mai sentito queste cose, i telegiornali. In sintesi, anche qua per semplificare molto, al costo di essere imprecisi, il regime retributivo è quello secondo il quale il calcolo della tua pensione viene fatto tenendo in considerazione i migliori anni della tua vita professionale, quindi gli ultimi normalmente, quelli in cui hai avuto i cachet più alti, lo stipendio più alto, sulla base di quello si calcola la tua pensione. Il meccanismo è strutturato così, pensando che all'inizio avrei fatto fatica, forse avrei fatto un po' di nero, e quindi alla fine, cioè non avrei avuto i contributi, e quindi alla fine sei premiato per quello che vali. Il problema di questo tipo di regime è che se tu nell'arco della tua carriera hai versato meno di quello che prendi, la cassa previdenziale va a picco, perché prendi dal formicaio in base agli ultimi anni che hai messo, ma negli anni prima non hai messo altrettanto, chiaro? E questo è il motivo per il quale le casse previdenziali saltano.
si prende più di ciò che si dà. Facciamo un esempio senza far polemica: certamente tutti nell'ambito delle vostre conoscenze avete qualcuno che ha lavorato per la scuola o per le poste o per il pubblico impiego che è andato in pensione intorno ai 40 anni, 45 anni e ha lavorato 20-25 anni. Allora mi spiegate come fa in 25 anni ad aver messo nel formicaio quello che prenderà per 40 anni? Non è possibile. E quindi motivo per cui l'INPDAP c'ha un 10 miliardi di buco. Semplifico, però è evidente la ragione. Il regime contributivo invece ribalta il problema, dice: attenzione, tu prendi dal formicaio quello che hai versato, punto. Quindi se tu sei stato costretto a lavorare senza previdenza, non lo recuperi quello. Chiaro? Per questo sistema ti permette di avere i contributi. Certo, in questo sistema devi stare attento a mixare l'oggi e il domani, perché oggi hai bisogno di mangiare. Se per mangiare oggi devi rinunciare al 47% del tuo cachet, diventa difficile mangiare oggi, o esci a cachet alti oppure no. Allora, per chi è iscritto all'ENPAS prima del 95, i requisiti per andare in pensione come lavoratori autonomi sono di 120 giornate di lavoro all'anno per almeno 20 anni. Per chi è iscritto dopo il 95 sono per almeno 5 anni. Però cambiano i meccanismi di calcolo. Vi spiego cosa vuol dire questa formuletta, perché spesso si fraintende. Innanzitutto, cos'è una giornata di lavoro nello spettacolo? I musicisti pensano è un live. Non è vero, perché hai attività dello spettacolo, anche attività in studio di incisione, le prove. Ecco, una cosa a cui un musicista non pensa mai, che non fa corsi di music business, il musicista pensa: ah, che bello, stasera sono andato a suonare, ho preso 100 euro, oggi ho guadagnato 100 euro. Non è vero, perché tu con quei 100 euro non ti paghi quella giornata. I 100 euro sono la retribuzione di tutti i giorni che tu hai dedicato per preparare quella giornata. Quindi lo studio a casa, le prove col gruppo, le prove col gruppo, le prove col gruppo e poi quella serata. E se il musicista ragionasse così, anche a livello previdenziale capisce che quei 100 euro dovrebbero essere divisi in un altro modo. Ad esempio, 50 euro a titolo di retribuzione delle prove e 50 euro a titolo di spettacolo. Giornate lavorative, due. Tutte e due superiori a 47,07, per cui si può fare. Basta specificarlo in fattura. Il versato è lo stesso, ma ho maturato due giorni. Ok? Quindi non è che vuol dire fare per forza 120 live all'anno, che è una cosa difficile da fare, soprattutto in quest'ultimo periodo dove il live sta crollando. Secondo concetto, non significa che se io faccio 119 date un anno o 119 giornate l'anno ho perso l'anno, perché 120 è la media tra 2400 diviso 20 anni. Cioè l'ENPAS ti dice: io voglio 2400 giornate di lavoro per mandarti in pensione, non devi farle in meno di 20 anni, mi devi garantire 20 anni di attività. Perché se tu sei un orchestrale di liscio, per dire, che fa 20 serate al mese, 6 anni hai raggiunto le 2400 giornate, però non ti faccio andare in pensione dopo 6 anni di lavoro, fossi matto. Mi lavori 20 anni, ok? Quindi 2400 diviso 20 fa 120 di media, il che però significa che io potrei fare 60 giornate di lavoro l'anno in 40 anni, ottengo i miei 2400 contributi, vado in pensione lo stesso, d'accordo? Questo col vecchio sistema. Ovviamente questi sono contributi i minimi per entrare, a contributo minimo corrisponde pensione minima. Per quanto riguarda invece la contributiva, 120 per 5 fa 600 giornate. Allora cerchiamo di capire il perché si è ridotto di molto. Si è ridotto di molto perché è più facile raggiungere
quelle 600 per ottenere il minimo e quindi riavere indietro quei contributi. Però, e qua non mi ci addentro perché è troppo complicato, ci sono dei requisiti ulteriori per calcolare la pensione. Non bastano le 600 giornate, bisogna vedere anche quanto è versato. Il contributivo è quello. Purtroppo oggi il livello del versato è molto basso e quindi non si va in pensione con 600 giornate, bisogna fare molto più contributi. Ora, nell'arco di una carriera artistica nessuno va, cioè, fa solo 600 giornate, no? ne si fa molte e molte di più. Diciamo che il primo obiettivo di un musicista deve essere raggiungere 2400-600 per dire ho fatto le giornate minime indispensabili. In un secondo momento è cominciare a aumentare i versamenti, avere cesce più alti, avere più versamenti, perché così si aumentano i semini nel formicaio e un domani tornano indietro. D'accordo? Poi il tema nello specifico è anche abbastanza complesso se facciamo dei calcoli mirati. Però il concetto semplice è legato al fatto che se voi siete costretti per mangiare a lavorare in contesti dove l'agibilità e impulse non sanno cos'è, che gli dite ma l'agibilità e loro vi dicono ma il locale è agibile, tutto a posto, proprio cadono dalle nuvole, cioè voi ritardate il momento in cui andrete in pensione o forse lo allontanate definitivamente andando avanti così, d'accordo? Quindi occhio a questa questione. Certo. Se una persona musicista ha fatto un po' un'attività e poi muore, la moglie prende i contributi che poi sono stati versati dal datore di lavoro di questo musicista oppure no? Come, guarda, credo che la regola valga per tutte le pensioni. Se tu hai raggiunto il minimo, sì, se tu non l'hai raggiunto, no. Bisogna vedere nello specifico qual è la regola. Guarda, su questo magari faccio una verifica e ti scrivo, perché l'EMPAS magari può avere un trattamento diverso delle altre pensioni. Il concetto giuridico è il medesimo, cioè se tuo marito ha maturato un diritto, tu lo erediti, se non l'ha maturato, no. Okay? Poi nello specifico le regole bisogna vederle, non ti so dire esattamente. Tutto chiaro finora? Bene, questo è quanto. È sconfortante? Segna un confine tra oddio, finora cosa è successo, quello che dovrebbe essere, quello che è? Ecco. La realtà è un'altra. Non lavori. Non lavori. Quindi tu sei consapevole del fatto che adesso ti insegnerò un barbatrucco. Ti insegnerò un barbatrucco e vediamo un pochino se riesci a recuperarci un pochino. Però allora aggiungiamo alle questioni previdenziali le questioni fiscali. E già siete spaventati, sarà molto semplice. Poi magari se volete parliamo del quarto inquadramento possibile, che è quello della cooperativa di spettacolo. Io so che qua dalle vostre parti non c'è un gran fiorire di cooperative, però è giusto introdurre il concetto, no? Allora, rispetto alle questioni fiscali, il discorso alla base è molto semplice. Chiunque riceve un compenso, abbiamo detto, ci deve pagare le tasse. Questa è una regola che non sconvolge ogni musicista, che pensa che il rock and roll è guerra sistema e poi dice no, è come il fisco. Che è sta roba? No, prendi 100 euro, 23 vanno allo Stato italiano. In realtà lo Stato italiano ragiona in una maniera per lui inconveniente, intelligente, non aspetta a fine anno per dirti quanto hai preso quest'anno, 100, mi devi dare 23, perché sennò non c'ha liquidità. Quindi lo Stato italiano si prende subito una fetta. Poi facciamo i conti a fine anno. Nello specifico succede così. I lavoratori autonomi sono divisi in due categorie, i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori autonomi professionisti. Il lavoratore autonomo è occasionale finché
non fa 5.000 euro di prestazioni occasionali l'anno. Occasionali vuol dire che non devono essere svolte per più di 30 giorni con lo stesso datore di lavoro e che non si supera sta cifra. Esempio, insegno in una scuola, consegno pizze. Sono prestazioni di natura occasionale, lo faccio ogni tanto, saltuariamente, senza alcun vincolo. Ecco, il musicista dilettante è un occasionale. Fare 5.000 euro di live con i cachet da 50 euro vuol dire farne tanti. Allora, quando si superano questi requisiti, il nostro lavoratore invece è un professionista, cioè svolge la sua attività con continuità, abitualità, professionalità. E in questo caso deve aprirsi una posizione IVA, la cosiddetta partita IVA. Vi ricordo che l'apertura della partita IVA è gratuita, non costa nulla. L'Agenzia delle Entrate è contentissima di darti un numero di partita IVA. Quello che costa è poi avere un commercialista, un fiscalista che ti aiuta a gestire bene tutte le pratiche per evitare sanzioni. Il commercialista può costare dai 600 ai 1200 euro l'anno in base al commercialista, che cosa gli dai da fare, eccetera. Allora, queste due categorie di soggetti... Ah, peraltro sulle partite IVA vi ricordo che negli anni... Il fisco, per agevolare l'apertura delle partite IVA, ha creato delle partite IVA a regime agevolato, a regime dei minimi, a forfettone, a forfettino. Ci sono dei vantaggi in alcuni casi. Però la differenza sostanziale tra queste due categorie è legata al fatto che il lavoratore autonomo occasionale emette un documento fiscale che si chiama ricevuta. In realtà si chiamerebbe quietanza di pagamento o ritenuta d'acconto. E il professionista emette un documento fiscale che si chiama fattura. Sono uguali, eh? Ci sono due cose diverse. In breve, il documento fiscale è fatto così, con un semplice foglio Word di una pagina. Vi create la vostra ricevuta che sarà fatta in questo modo. Qui ci sono i vostri dati, Mario Rossi, nato A, residente I, codice fiscale. Qua ci sono i dati del vostro committente, spettabile Pinco Pallo Club con sede in San Vito dei Normanni. Oggetto, cioè il motivo per cui mi dai dei soldi, che so, prestazione... Sono della regione. Prestazione artistica dal vivo del 26 luglio. E poi c'è il dettaglio, imponibile, cioè il cachet concordato, 100 euro. Questo è quello che abbiamo concordato. Poi arriva lo Stato e dice, alt, non aspettiamo mica fine anno per prendere le tasse. Di questi 100 euro che Mario Rossi ha guadagnato, cominciate a darmene 20. Cioè, tu che devi dare 100 euro a Mario Rossi, non dargli 100 euro, gli dai 100 meno 20 che dai a me, cioè ritieni, trattieni in anticipo sulle sue tasse di reddito, che il minimo è il 23, in acconto, ritenuta d'acconto, una parte del suo compenso. 100 lui deve prendere, a fine anno a me deve dare 23, me ne dà 20 subito e poi 3 vediamo. Quindi su tutte le ricevute c'è scritto ritenuta d'acconto meno 20%, euro meno 20 netto, cioè quello che incassa il nostro amico, 80. Questo è il concetto. Quindi un lavoratore autonomo, come anche i dipendenti, le anticipa al fisco le tasse che deve pagare, con la differenza che il dipendente ha la esatta trattenuta, perché si sa già qual è il suo compenso annuale e poi vengono fatti conguaglini, ma viene tutto già trattenuto alla fonte. Il lavoratore autonomo no, cioè il lavoratore autonomo rischia di versare più tasse di quelle che doveva, anzi normalmente è così, e vi spiego il perché. Supponiamo che voi abbiate avuto come reddito quest'anno 100 euro. Io vi ho spiegato all'inizio di questa lezione che in questo caso dovreste versare il 23% di tasse. Quindi vi aspettereste di dire 100, 23 a lui, 77 a me.
avete dato 20, anzi il vostro datore ha già dato 20, e voi dite, vabbè, dovrò tirar fuori 3 ed è finita lì. Ma lo Stato vi dice, se tu nella tua attività hai sostenuto delle spese di alcuna natura, mettiamo un esempio, spese essenziali per te per vivere, che ne so, gli occhiali, le lenti a contatto, no? Fino a una certa somma, io quelle spese te le deduco dalle tasse, cioè te le sottraggo dal tuo reddito, perché quei 100 euro in parte li hai usati per spenderli in una cosa essenziale per vivere per te, non è che ti tasso una cosa che è essenziale per te, almeno non tutta, non in parte. Per cui supponiamo che ho speso 50 euro di occhiali o di lenti a contatto, lo Stato dice, bene, il tuo imponibile era 100, però ti faccio dedurre questa spesa, il tuo imponibile diventa 50, quindi tu devi darmi il 23% di 50, quindi 11,50. Ma cacchio, ma io ti ho dato 20, cioè ti ho dato 9,50 in più, quindi me li ridai indietro? No, ci vediamo l'anno prossimo. Così funziona. Quindi lo Stato finisce, non per forza chiederti il 3% di differenza, ma dirti, vai, bravo, mi hai già dato abbastanza, ci vediamo l'anno prossimo. E questi soldi che tu hai dato in più allo Stato, ovviamente non ce li hai sul conto corrente, non ti permettono di fare nuovi investimenti, non possono essere spesi. Questa è la differenza. E a mio personale avviso, questo è uno dei motivi per cui non andiamo avanti. Perché visto che i lavoratori autonomi sono il motore dell'Italia, non gli evasori fiscali e basta, ma il motore dell'Italia, perché danno lavoro ad altre persone, se tu mi togli la liquidità per fare gli investimenti, io come faccio a assumere qualcun altro o fare altre attività? Ci sono lavoratori autonomi tra i musicisti che sono normalmente tutti gli anni a credito di 6, 8, 9 mila euro l'anno, che non c'hanno sul conto, e sono tasse che hanno già dato allo Stato e non dovevano dare. Questo è un problema. Aggiungiamo a questo concetto la previdenza e mettiamoli insieme. Se ero a regime di esenzione, ovviamente la previdenza non c'è, perché in questo caso la previdenza versata è zero, quindi la ricevuta sarà esattamente questa. Se sono a regime di lavoratore autonomo esercente attività musicali, la ricevuta è sempre questa, perché il datore non mi dà nulla, ma io so che dopo dovrò versarmi questi 33 euro di EMPAS da solo, per cui questi 80 euro che mi arrivano vanno poi scalati dai 33 euro che dovrò versarmi io in previdenza, giusto? Se invece lavoro a regime normale, il datore di lavoro segnalerà nella ricevuta, o io segnalerò nella ricevuta, che è più corretto, che io non ho preso quella parte di previdenza che il datore di lavoro mi ha trattenuto per versarla al posto mio. Ci sarà scritto rivalsa INPS ex EMPALS meno 9,19%, euro meno 9,19, io incasserò 70,81. Quindi, come vedete, in un regime normale la differenza tra imponibile netto e costo aziendale, che sono i tre termini che dovete imparare, è questa. In regime normale, imponibile 100, costo aziendale 123,81, cioè quello che spende il datore di lavoro, netto 70,81. Io ci perdo circa il 30%. In un regime di lavoratore autonomo esercente attività musicali, il secondo, il costo aziendale è 100, perché lui non ci smena nulla. L'imponibile è 100, ma il netto, alla fine dei conti, sarà 47 per me. Perché 100 meno 20, meno 33. In un regime di esenzione, che è il terzo caso, il costo aziendale sarà 100 perché il datore non versa alcuna previdenza, l'imponibile è sempre 100 e il netto è 80, perché io non ho la sottrazione del 9,19. Ho
Ora, un musicista, un lavoratore dello spettacolo, questo schemino qua se lo deve mettere sul soffitto della camera e pensare ai propri cachet in base al netto che vuole ottenere. Ho deciso che il netto che voglio ottenere è 80, ricalcolo tutto al contrario, se è in esenzione esco a 100. Se è in lavoratore autonomo esercente attività musicale, per avere 80 di netto dovrò uscire quasi a 200. Se è in un regime normale dovrà uscire a 120. Si fa il suo calcolino con il suo foglio Excel e sa esattamente come regolarsi in assoluta flessibilità a seconda della situazione che trova ogni giorno davanti a sé. Quindi il mio consiglio è essere pronti a tutto, no? Cioè, conviene veramente andare all'EMPAS e immatricolarsi subito, così quando ti capita la prestazione che ti dicono fatti l'agibilità, tu sei pronto, non sei spaventato. Purtroppo invece quello che succede in alcuni casi è che il datore di lavoro fa il furbo. Si concorda la prestazione 100, sì 100 ragazzi, 100, dai grande. Poi ti chiama giovedì, no? Allora ragazzi, tutto bene? Sì, tutto a posto, ci vediamo alle 5 per il check, tutto fatto. L'agibilità l'avete fatto? E a quel punto tu non puoi più dire no, tocca a te fare l'agibilità, no, la fai tu, oppure non si salta tutto, non suona tutto. Vabbè, allora però se la faccio io facciamo 140. No, 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 avevamo concordato 100 e tu l'hai... Quindi prima quando si tratta un cachet, prima si dice a chi fa l'agibilità, cioè come ci inquadriamo, e poi si svela il cachet. Chiaro? Non il contrario, perché sennò chiaramente, certo, rimane il fatto che noi siamo sempre il soggetto debole, cioè se il locale vi dice in questo locale si suona solamente ad agibilità carico vostro è 100 euro a testa, o prendere o lasciarci, non c'è margine di trattativa. Questo è un problema che purtroppo siamo costretti a prendere le condizioni di mercato che ci troviamo davanti. Ecco, siccome i proprietari solitamente privilegiano appunto chi non è in regola, perché riescono a uscire a cache molto più basse, no? Chi non è in regola da un punto di vista fiscale o previdenziale? Allora, io vi faccio notare alcuni aspetti. Io sono un grande fautore della legalità, per cui so di essere da questo punto di vista anche fuori moda, se volete, o fuori contesto, però il locale che ti paga in nero è un locale che incassa in nero. È un locale che incassa in nero, è un locale che fa concorrenza sleale a qualcun altro. Cioè, il centro sociale occupato, scusate l'esempio, ma nella mia città è una realtà molto forte, per esempio, è un concorrente dell'onesto imprenditore che paga le tasse. Il centro sociale non c'ha nulla a norma, niente. Non sa cos'è la SIAE, paga tutto in nero, non fa uno scontrino fiscale, è tutta umma e ci fa i soldi. Però fa la cultura, alternativa... L'imprenditore si fa un mazzo così e ha le spese più alte, le tasse da pagare. Allora, se io fossi l'imprenditore e so che c'è quel locale che paga in nero, io chiamo la finanza il giorno dopo, perché lui si può permettere di fare musica dal vivo perché non batte gli scontrini fiscali, fa evasione IVA e toglie pubblico a me, no? Quindi questo è un ragionamento da fare. Purtroppo so che ci sono alcune città d'Italia, come quella in cui vivi tu, e sappiamo benissimo sia che te, che la maggior parte dei locali sono circoli, associazioni, non si fa assolutamente nulla in regola, è quasi la normalità, purtroppo, no? Poi so che sono arrivati anche i controlli un po' di tempo fa e qualcuno lo bastona, non poi deve chiudere perché è abituato a fare i conti senza l'oste, no? Per tornare sulla tua questione, questa concorrenza c'è anche tra musicisti. Cioè, se tu esci a 80 euro in nero e io esco 80 euro in regola, no? Oppure tu, io esco a 80 sarebbe poco in regola, io esco a 120 euro in regola, tu 80 in nero, tu costi meno, togli lavoro a me. No? Certo, stai anche rinunciando alle tue tutele, certo, ti stai assumendo dei rischi perché non credo che ti sarai fatto l'assicurazione privata, però mi togli il lavoro.
è un problema molto forte da noi, tant'è che una categoria così disunita non riesce a trovare neanche un'aggregazione per dire non si esce a meno di, oppure dobbiamo trattare in maniera diversa i dilettanti dai professionisti, non è possibile che i dilettanti siano avvantaggiati. Faccio un esempio dei tanti di cui si discute. Forse si dovrebbe ragionare come si ragiona in altri settori. Se vuoi fare il dilettante, suoni gratis, punto. Perché tanto lo fai per diletto, non chiedere un euro, guai a te. Perché se prendi anche solo un euro, sei un professionista, allora tutto è da professionista, eh? Devi essere iscritto a un registro, devi comportarti in un certo modo, devi avere una prestazione di un certo tipo, devi pagare le tasse, devi avere la previdenza così, devi avere questi cachet, no? Esattamente come avviene negli altri settori. Se tua sorella ti invita, ti dice mi dà una mano a imbiancare case, tu eri vestito da imbianchino, non prendi un euro. Però magari il dilettante con 50 euro che guadagna una volta ogni 2 settimane si compra, non so, il cavo, l'applicatore, cioè per continuare. Ah certo, però a quel punto capisci che non è più un dilettante. Che genera? Cioè tu per andare a giocare a calcetto con gli amici mica ti fai pagare, eppure ti compri le scarpe da calcio, la tutina e vai in palestra, no? Se ti fai pagare stai facendo un lavoro. Non puoi dire è un lavoro dilettante, è un lavoro. Ora, la cosa che probabilmente, qua andiamo già nell'argomento birra, la cosa che probabilmente non si può pensare è pensare che per svolgere l'attività di musicista bisogna fare come per altre professioni, iscriversi all'albo, fare gli esami, avere certi requisiti, anche perché il concetto di albo si sta allontanando in Europa, no? Vi ricordo che da febbraio è in vigore la legge sulle libere professioni che dice che le professioni non regolamentate con albi possono autoregolamentarsi, tant'è che come forse sapete la nostra associazione si è fatta promotrice di un codice deontologico dei musicisti, che è una delle 2 medaglie della professione, no? Come le monete, da un lato c'hanno gli euro, cioè tariffe minime, e dall'altra c'hanno la testa, cioè come ti comporti, l'etica nel tuo lavoro, come tratti i colleghi. Queste sono sempre le 2 facce di una professione. Noi siamo partiti dalla faccia dei doveri, appena vengono fuori i decreti su come vanno fatti i registri, faremo la parte sui diritti. Però non puoi pensare che si può sviluppare un mercato della musica dove c'è una corsa al ribasso. Ah, lui esce a 200, allora io esco a 150. Allora tu esci a 100, allora lei esce a 50, allora adesso andiamo a suonare gratis tutti. Lo so, ma ci siamo rovinati però con le nostre mani, perché fra poco sai che succederà? Che paghi per suonare, perché il locale ti dice, ma io ho il pubblico, che facciamo? Se vuoi farti conoscere paghi. Succede. Lo so che succede. Hai il pubblico, dici, ma molti locali addirittura chiedono all'artista di portare il pubblico. No, però sono alcuni locali adesso che magari hanno una promozionale, una mossa di management da parte loro che quindi va pagato. Se invece la categoria fosse compatta, sai cosa si dice? Ragazzi, sapete che c'è, accendete la radio, poi cacchi vostri, fine, e noi stiamo tutti fuori a vedere com'è la vostra musica dal vivo senza noi che suoniamo. Il problema è che non essendoci regole è una corsa a mangiarci tra di noi, dove il dilettante o il doppio lavorista la fa da padrona, perché dice, sai, non trovo la data, chi se ne frega, io tanto un lavoro ce l'ho, esco a 100 euro, vabbè, mi sono divertito, tanto un lavoro ce l'ho, mentre il musicista uscire a 50 euro non ci campa. Che significa, scusa, a febbraio questa legge per l'autoregolamentazione? Lo Stato ha detto, finalmente, professioni che non avete un albo, quindi non giornalisti, non notai, non avvocati, non medici, potete, no vabbè, ci sono un'infinità di professioni che non c'hanno l'albo, tutte le altre, no? Psicologi eccetera, fatevelo voi, decidete voi le regole della vostra professione, scrivetevele, portatele al ministero e noi ci mettiamo il bollino. E da quel momento create un'associazione tra professionisti che diventa il vostro
il vostro ordine professionale di fatto, e le regole definitele voi, solo che non hanno ancora fatto i decreti con le regole minime, no? Cioè deve esserci almeno che è certo che ci deve essere un codice deontologico, per cui noi ci siamo portati avanti e abbiamo detto questo è il codice deontologico, un musicista deve comportarsi così. Quando usciranno i decreti vedremo se ritoccare il codice deontologico. Quindi requisiti per iscriversi, tassa, quota, iscrizione. Requisiti, tassa, quota, sanzioni disciplinari, tariffe minime, tutto quello che serve per dire tutto. Quanto va pagato un turno, quanto va pagata una prova, come avviene, come se voi, se voi andate in America a fare un disco, voi siete costretti a ingaggiare musicisti americani, se non li ingaggiate, li dovete comunque prendere, stanno sul divano a guardare che suonano gli musicisti europei. Questo è il sindacato in un altro paese, no? Ah, questi risultati si ottengono solamente se la musica, se i lavoratori della musica si riuniscono, si compattano e fanno fronte comune per ottenere queste cose, perché si sentono colleghi. Invece quello che è la nostra impressione è che ci sentiamo rivali, per cui lo frego, tu non suoni con me, suoni con lui, e quindi adesso esco a meno, e quindi ovviamente è una corsa al ribasso. In un momento di così grande crisi economica, dove la cultura, si diceva prima, è penalizzata, stanno crollando le date dal vivo perché c'è la spending review, eccetera, eccetera, figuriamoci poi, no? È un problema, però andiamo in un altro tipo di discorso. Spero che in Irlanda l'artista non paga le tasse, ho sentito. Non lo so, mi sembra strano che sia una totale esenzione fiscale, ma... Tutti musicisti. Tutti là. Ok, domande sulle questioni previdenziali? No, allora io, se la regia ci aiuta, farei una pausa di 10 minuti per riprenderci un attimo. E poi torniamo con le questioni legate al publishing, al diritto d'autore, ok? Sì, infatti abbiamo affrontato le cose difficili adesso, che siamo ancora un po' lucidi. Che se le affrontavamo dopo... No, io... Ma io... Diciamo, io queste cose... Quindi...